Buongiorno, buonasera, dipende dal momento in cui metterete a vedere il nostro video, però adesso sono le 11:07 della mattina. È già un pezzo che ho invitato i miei ospiti, ma la tecnologia, come voi sapete, è capricciosa, per cui delle volte funziona, delle volte non funziona, e abbiamo aspettato fino anche grazie a lui, al nostro tecnico che ci ha, lo vedi? Si vede? Al nostro tecnico che mi ha aiutato moltissimo, e allora possiamo andare. E con me, come vi avevo promesso ieri, c'è Massimo Natale, che è l'autore dell'Estate di Martino, un film bellissimo che avevamo già visto al Festival di Roma, con degli attori strepitosi, ma vorrei far parlare Massimo del suo film. Allora, niente, l'Estate di Martino è un film sul sogno che racconta l'incontro tra questo giovane ragazzo pugliese e un capitano americano, incontro che si svolge all'ombra e sopra la tavola del surf, perché proprio attraverso il surf e l'insegnamento del surf Martino riuscirà a, diciamo, a uscire dal suo bozzolo, dal suo guscio, e il capitano riuscirà, imparando anche lui qualche cosa da Martino, a ricostruire un pezzo della famiglia che gli mancava. Allora, il capitano è quello stupendo, fantastico attore che risponde al nome di? Treat Williams, che è quasi esatto, tutti ricordano per le sue partecipazioni, a parte nel mitico Hale, per anche C'era una volta in America, ha fatto moltissimi film, e devo dire che è stata una sorpresa, oltre che recitativamente, ma si sapeva che era molto bravo, anche umana, perché devo dire che sul set è stato straordinariamente disponibile, gentile. E non si è comportato da star americano? No, assolutamente, devo dire, è stato, per uno che ha lavorato, ripeto, con dei grandi maestri, mettersi a disposizione e farsi dirigere anche da un esordiente, da segno di grande rispetto, voglio dire, è stata una bellissima sorpresa. Anche perché Massimo concorre qui internazionalmente per l'opera prima. Sì. E invece vogliamo parlare di Martino? Beh, Luigi è, devo dire, un pezzettino, Luigi Ciardo, che è trovato attraverso i provini. Noi abbiamo visto quasi 200 ragazzi per cercare Martino, e quando lui è arrivato a fare il provino il penultimo giorno è stato un colpo di fulmine, ci siamo innamorati tutti quanti, e devo dire che proprio si è impossessato del personaggio, non c'è stato niente da fare, voglio dire, lui è arrivato ed era Martino. Sullo sfondo gli anni 1980 e la tragedia di Bologna. Esatto, nel senso che il film, la nostra storia è incastonata tra la strage di Ustica e la strage di Bologna. Il nostro film si chiude proprio il 2 agosto 1980 alle 10:25, cioè quando c'è l'esplosione della bomba alla stazione di Bologna. Sottolineata con una, non si vede naturalmente l'esplosione di Bologna, ma si vede un'enorme ondata d'acqua meravigliosa. Sì, perché noi giochiamo su un doppio binario, che è quello del sogno di Martino di cambiare il mondo, e quello della realtà, dove c'è appunto Bologna, l'esplosione di Bologna, le tragedie quotidiane, e in un continuo alternarsi di realtà e sogno e favola portiamo avanti questa storia di Martino. Il finale io non lo svelerei, perché voglio dire, è un po' a sorpresa. No, e poi è molto bello, è tenuto con molta classe per essere un esordiente, però ricordiamoci, un esordiente per il cinema, però Massimo è un consumato regista teatrale. E una delle cose più belle che abbiamo visto recentemente, era già andata in scena al Sistina di Roma 2 anni fa, ma è questa storia degli indiani, che è una meraviglia. Sì, Ascolta il canto del vento, devo dire che è uno spettacolo in cui raccontiamo l'epopea degli indiani nativi americani attraverso l'opera di questo Edward Curtis, che è stato uno dei più grandi fotografi, anzi forse il più grande fotografo di quel popolo, che nel 1800 e 1900 ha scattato quasi 40.000 fotografie, ha fatto 30 libri, un'opera completissima su tutte le popolazioni indiane, e ha narrato appunto il loro sterminio. Prossimo film e prossimo spettacolo teatrale. Cominciamo dallo spettacolo teatrale. Il prossimo spettacolo teatrale si chiamerà Evil Bar, andrà in scena a febbraio a Roma al Teatro Golden, ed è una piccola commedia con musiche per 4 donne. Che ho scritto io. Ed il bar, il bar del demonio, del demonietto? Sì, perché è il bar delle donne, è un bar gestito da donne. Esatto, è un pochetto, un posto un po' indiavolato. Molto carino. No,
Il film? Il film, stiamo lavorando a una sceneggiatura che si chiama Il traduttore ed è una storia d'amore un po' noir tra una ricca signora rimasta vedova e un ragazzo che fa l'interprete che l'aiuta a tradurre un diario scoperto un diario che è scritto in tedesco dal marito della signora e che lei non capisce, chiede aiuto, scoprirà dei segreti anche del marito. Per oggi è tutto, noi vi salutiamo e arrivederci domani. Arrivederci, ciao.